Allora, Assessore, un edificio che viene riutilizzato con notevoli vantaggi sia dal punto di vista anche proprio dell'utilizzo degli spazi ma anche delle economie del Comune. Sì, in quanto questo ufficio era di nostra proprietà e quindi l'amministrazione comunale non paga più l'affitto, diciamo, di altri uffici. È un ufficio molto funzionale, è un ufficio che in un anno riceve, almeno quello della viabilità e del traffico, circa 3.000 persone e quindi un ufficio rilevante dal punto di vista dell'accesso appunto del pubblico, e avendolo spostato in quest'area forse più comoda per alcuni aspetti, sicuramente senza le barriere architettoniche, l'amministrazione comunale è soddisfatta, è molto soddisfatta di questo risultato, perché otteniamo uno spazio migliore per poter accedere, quindi diamo un servizio migliore anche alla cittadinanza, perché l'ufficio mobilità nel comune di Fano si occupa di tantissime cose, al di là dell'attività che fa in giro nelle strade, ovvero la rimozione, l'installazione della segnaletica verticale e il rifacimento e la nuova realizzazione della segnaletica orizzontale, è l'ufficio che ha stretto contatto col pubblico, e quindi il pubblico è bene che sappia che, insomma, gli uffici si sono spostati in quest'ala, in questa parte della città, perché rilasciamo autorizzazione per invalidi, autorizzazioni per ZTL, occupazione suolo pubblico anche per le attività produttive e permessi temporanei, quindi con durata inferiore a 48 ore. Quindi è un ufficio che ha stretto contatto col pubblico, gli diamo uno spazio migliore e offriamo un servizio sicuramente migliore anche per la nostra comunità.